Shalom. In questo periodo si parla moltissimo della circoncisione come un evento che sta un po' sconvolgendo le menti di molte persone, soprattutto degli ebrei. Volevo chiarire con queste parole un po' che cosa significa la circoncisione e quali sono le problematiche che possono essere connesse con essa. Per quanto riguarda la circoncisione, così come è praticata, è una incisione che toglie via il prepuzio completo del pene. Sia nel bambino è un'operazione minima che dura neanche un minuto, pochi secondi direi, mentre nell'adulto ovviamente la cosa è un pochino più complessa, ma sempre nell'ambito di operazione diciamo, di carattere minore. Non è certamente un'operazione, quasi quasi non la chiamerei un intervento chirurgico, ma semplicemente un piccolo taglio che porta via tutto il prepuzio e che dà ovviamente dei benefici sia per l'uomo sia per la donna come partner e ovviamente dopo di questo dirò una delle considerazioni di carattere teologico dal punto di vista ebraico. Quindi per quanto riguarda i benefici dell'uomo, che sono benefici molto importanti perché creano una prevenzione contro le malattie nei bambini e anche negli adulti. Per quanto riguarda i bambini, tutte le balanoposti, cioè le infezioni balano-prepuziali che si hanno nell'infanzia, praticamente scompaiono, non ce ne sono. Io posso parlare della mia esperienza come medico, e non soltanto come rabbino, ma come medico. Io ho praticato medicina per circa 15 anni prima di andare negli Stati Uniti, qui in Italia, e vedevo sempre di questa patologia. Siccome facevo la family practice, il medico di famiglia, vedevo quindi bambini e tutte persone di qualsiasi età, dai bambini agli adulti agli anziani. E i bambini avevano sempre come patologia questa peculiarità, e soprattutto infezioni. Qualche volta qualcosa è un pochino più grave, ma in genere queste cose qua appaiono verso l'età dei 20 anni e soprattutto quando si hanno le prime approcci sessuali. Per cui quando facevo il tenente medico alla Spezia, l'ospedale militare della Spezia in Marina, praticamente tutte le operazioni che si usavano nella chirurgia e cui io ero assistente, erano tutti problemi proprio connessi con il fatto che i ragazzi non erano circoncisi e quindi andavano incontro molte volte a tagli del prepuzio molto dolorose oppure a fimosi marcate che potevano portare alle volte anche alle parafimosi e operazioni di urgenza per evitare che il pene potesse essere in qualche modo veramente messo fuori circolazione, come dire, che non avrebbe più avuto la funzione che avrebbe dovuto avere. Quindi queste condizioni patologiche ed altre che non mi sovvengono in questo momento, ecco, adesso mi è venuto un'altra, cioè dire il cancro del pene con la circoncisione non esiste, anche se un cancro di percentuale minore, molto minima, tuttavia accade, ma accade solo se si ha il prepuzio, quindi questa è una condizione fondamentalmente importante. Quando mi trasferivo, dicevo, negli Stati Uniti, ho trovato che questa patologia non esisteva. Questo si parla degli anni, fine degli anni 70, io, gli anni 80, dove io trovai che praticando la medicina da quelle parti, i bambini non soffrivano assolutamente mai di queste problematiche perché la circoncisione era fatta di routine. Dopo però un ventennio che praticavo la medicina negli Stati Uniti, quello che è successo è che le mutue hanno cominciato a non pagare la circoncisione ai bambini e quindi la circoncisione è cominciata a non essere fatta più, con il risultato che io ho ricominciato a vedere le stesse patologie che vedevo quando ero in Italia. Quindi questo per dire che è la prova del 9 per me che sono medico, che ho praticato la medicina
dal 1964 in poi. Questo ci dice parecchio per quanto riguarda la profilassi igienica per quanto riguarda la circoncisione. Ora, i benefici che sono nell'adulto non sono soltanto di infezioni di poco conto, ma anche la profilassi in un certo qual senso per quanto riguarda le malattie del AIDS oppure delle malattie veneree di qualsiasi tipo, compresa la sifilide, eccetera. Quindi, ovviamente, una profilassi di questo genere è fondamentalmente importante per la vita sanitaria di una persona. Per quanto riguarda i benefici dell'uomo, dobbiamo anche ricordare che ci sono anche benefici per la donna, cioè dire per la donna che sposa una persona e che è circoncisa. L'uomo circonciso non trasmette malattie di nessun tipo alle donne e il cancro dell'utero è praticamente una cosa sconosciuta. Molti anni fa si fece una statistica a proposito di questo, e che le donne ebree, che quindi copulavano soltanto con uomini circoncisi, quindi con i mariti circoncisi, non avevano lo stesso tipo di patologia delle suore, perché hanno visto che in pratica le patologie che avvenivano nell'ambito dell'utero era soltanto quella, la patologia molto minore di quella del cancro della cervice e che era del cancro dell'utero vero e proprio. Stessa percentuale sia nelle donne ebree sia nelle donne che suore. Questo ci dice parecchio in questo senso, ma c'è un'altra statistica che è stata fatta, e questa molto di recente, in Africa, dove la malattia dell'AIDS è purtroppo galoppante, in cui si è visto che gli uomini che sono stati circoncisi si ammalavano in numero molto inferiore rispetto a coloro i quali invece non lo erano. Questo ovviamente ha portato la beneficenza degli Stati Uniti a stanziare 100 milioni di dollari per circoncidere il maggior numero possibile di uomini in Africa. Questa è una cosa meravigliosa e fantastica perché aiuterà parecchi a non incadere in quella terribile malattia. Quindi a questo punto mi vorrei, diciamo, portare avanti un discorso che è quello di tipo teologico e che è un discorso religioso, che è un discorso che proviene dal Kumash, cioè dalla Torah, dove chiaramente è espresso da Dio il comandamento ad Abramo, il primo comandamento che è stato dato, questo primo comandamento che è proprio il Brit Milah, la circoncisione, un fatto fondamentale che distingue gli ebrei da tutto il resto del mondo. E questa circoncisione è stata d'obbligo all'ottavo giorno dalla nascita del bambino. Se invece è un adulto, ovviamente, per quanto riguarda per esempio la teologia musulmana, la circoncisione avviene all'età di 13 anni. Quindi per il bambino appena nato all'ottavo giorno è necessario costituire tutta quell'organizzazione necessaria per questo fantastico giorno che era Simcha, grande felicità per la famiglia, perché è un evento meraviglioso e fantastico perché in quel momento, dopo la circoncisione, una nuova vita umana diventa ebrea e quindi entra nel patto di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Shalom. Simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov, simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov, simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov, yeah, hey, la, nu, simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov, simen tov.